E dal 24 luglio 2015 che volevo fare questo video. Gifoni Film Festival 2015. Immaginatevi di essere lì tra in mezzo alla folla. Anche in mezzo alla giuria, perché no? Vengono presentati film di tutti i tipi, ci sono ospiti giganteschi internazionali, c'è Tom Felton, c'è Mark Ruffalo, c'è Martin Freeman, c'è Orlando Bloom, tutti a presentare i loro film, i loro progetti, a firmare autografi. Si respira un'aria di festa, un'aria allegra, e sono tutti contentissimi di poter partecipare a questa edizione. Ci sono giurati da tutto il mondo, film da tutto il mondo, 3.600 giurati da 50 paesi nel mondo, 156 film selezionati su oltre 4.200 produzioni. Vengono proiettate delle anteprime come Ant-Man e capolavori acclamati dalla critica come Pixels. C'è anche un late show con il trio Medusa. Ad un certo punto, da lontano, senti degli schiamazzi e vedi quattro influencer con apparentemente niente in comune lì a presentare un film uscito un pochino in sordina nelle sale cinematografiche che probabilmente nessuno si ricorda. Per evitare che mi scoppi una luce davanti, eviteremmo di nominare. Bordello! E poi arriviamo, secondo me, al gran protagonista di quell'edizione. E io sono molto triste che non si parli di più di quel film lì. Un po' perché non lo conosce nessuno, veramente ogni volta che ne parlo nessuno sa cosa sia, anche perché è un film per bambini italiano, quindi proprio la gente lo ignora completamente, oppure al massimo lo usa per tenere aperte le porte cigolanti. Questo lungometraggio non solo è incredibile, ma ha anche vinto il premio come miglior film della sua categoria, più 6. Non male per un esordio alla regia di Micol Palucca, però perché il vincitore del Gifoni Film Festival 2015, la critica l'ha accolto molto tiepidamente e io ne sto facendo un intero video? Dio mio, non vedevo l'ora di raccontarvelo! Devo parlarvi del film e devo raccontarvelo dall'inizio alla fine, però voglio fare una cosa, voglio fare un piccolo gioco con voi. Io vi racconto tutto, ma ometterò un singolo particolare, che è il motivo per cui siamo qui. E soprattutto chi conosce Grotto non deve scrivere niente nei commenti, perché so che c'è gente che ancora prima di far partire il video subito va nei commenti a vedere un po' l'andazzo. Voi non dovete far capire niente. La trama è molto semplice. I Goonies, o meglio quel tipo di pacchetto cinematografico. Gruppo di amici che va all'avventura, si mette nei casini e poi si salvano tutti. È questa la nostra forza, giusto? Incredibilmente prima di Stranger Things, cinque piccoli giovanissimi amici che hanno nomi da bocciofila: Carlo, Chiara, Aldo, Luca e Michele. E abbiamo le caratterizzazioni standard di ogni singolo personaggio che si possono trovare in qualsiasi film per ragazzi. C'è il belloccio numero uno, quello violento, c'è il belloccio numero due, quello un po' più sano di mente, c'è la spalla emotiva, che ovviamente è femminile perché le donne non possono fare nient'altro in questo tipo di film. C'è il nerdone che costantemente viene invitato da gruppi di amici che non hanno niente in comune con lui, lo odiano tutti, ma a quanto pare la vita è una merda e quindi meglio mal accompagnati che soli. E poi ovviamente il personaggio comico del gruppo che serve un po' ad alleggerire le tensioni dei viaggi e delle avventure dei nostri personaggi, che voi ve lo state immaginando in un modo ed è esattamente così, grasso. Perché non c'è niente di più divertente di un bambino che in futuro potrebbe avere dei problemi di salute per far ridere lo spettatore. Volevi questa? Come ho detto prima, è uscito un anno prima di Stranger Things, ma le similitudini tra i due personaggi sono incredibili. Però il nostro è più divertente, il nostro scorreggia. Un po' come la paranza dei bambini di Roberto Saviano, al nerdone viene fatto fare un rito di iniziazione. Viene costretto ad entrare in una casa abbandonata da solo, al buio, rischiando di farsi un male boia dai suoi futuri amici. Una casa, tra l'altro, in cui c'è una teca con un teschio umano all'interno che lui dovrebbe prendere. Purtroppo per noi non verrà mai approfondita la trama del perché qualcuno abbia messo questa cosa inquietantissima all'interno della casa, perché il nostro protagonista precipita in un buco e sparisce nel nulla.
Gli altri tre bambini dicono: vabbè, che facciamo? Ormai è morto, è andato, facciamo che andiamo via, tra una quindicina d'anni torniamo con le forze dell'ordine. Ma fortunatamente arriva Chiara che dice: no ragazzi, dobbiamo salvarlo, altrimenti questa diventa una trama per un fumetto di Zero Calcare. Cercano di arrovigliarsi con una corda e delle assi di legno per calarsi giù in questo pozzo nell'oblio del mondo, ma purtroppo crolla tutto e cadono anche loro. Da alcune inquadrature il buco sembra che sia alto 450 metri e loro siano caduti direttamente dal K2, però nessuno si fa niente. Anche il nerdone che è caduto all'inizio si è soltanto sbucciato un pochino il ginocchio. E tutto il resto della trama è: come facciamo ad andare via? Visitiamo le grotte, purtroppo non abbiamo cibo, non abbiamo acqua, come sopravviviamo? Facciamo come a Live i sopravvissuti, ci mangiamo tra di noi, magari non è il caso. Ci sono anche le classiche scintille di trama, per esempio due personaggi che litigano, due che si baciano, quello intelligente ma non simpatico che dice tutte cose che a nessuno frega e tutti lo odiano e lo vorrebbero massacrare perché sono lì sotto a causa sua, il bambino in carne che nasconde il cibo agli altri perché se lo vuole pappare solo lui perché, ricordiamolo, è in sovrappeso e questo fa molto ridere. Potevano essere zuccheri per tutti, ma no, lasciamoli morire male. Ad un certo punto, in queste grotte, una delle stalagmiti prende vita e diventa questa aberrazione della natura chiamata Grotto. È una creatura similantropomorfa, mezza aliena, che si unisce al gruppo. Nessuno si stupisce neanche più di tanto che ci sia questa cosa qui. E tra l'altro i bambini l'hanno chiamato Grotto perché l'hanno trovato in una grotta. È vincitore del Gifoni Film Festival 2015. C'è la classica divisione dove cercano un'uscita più facilmente. Fortunatamente Grotto non è un film girato da Quentin Tarantino, perché altrimenti sappiamo come sarebbe finita. Sarebbe sopravvissuta solo lei con un'inquadratura sui piedi. Dopo mille peripezie, verso il finale riescono finalmente a trovare un'uscita, nel senso vedono una luce, ma Grotto è un grandissimo figlio di puttana e non li vuole far scappare, perché probabilmente ha vissuto centinaia di migliaia di anni da solo e ha detto: vabbè, questi sono un po' rincoglioniti, però potrebbero diventare i miei amici. E al pubblico non può far altro che sciogliersi il cuore e dirgli: sei un bastardo. A un certo punto, dopo 4 settimane che praticamente loro sono bloccati lì, Chiara sviene e nessuno sa come fare perché non hanno cibo, non hanno acqua, e a tutti viene in mente una cosa: come fa Grotto a nutrirsi? Semplice, si sdraia a terra e prende nutrimento dalle rocce. Quindi lo fanno anche loro e non succede assolutamente nulla. Piccolo dettaglio che avreste potuto immaginare: il nerd sta tutto il tempo con il Nintendo 2DS in mano, cercando tra l'altro di connettersi ad internet. 40 metri sottoterra. Tra l'altro Grotto, è vero che sembra fatto di Play-Doh, però ci sta, diciamo, nell'ambiente. Alla fine fa parte di una grotta, quindi non poteva essere fatto altrimenti. Un po' meno bene la foglia, che dall'esterno entra nella grotta per far capire a loro: guardate che c'è una via d'uscita. E finalmente il nostro quintetto riesce ad uscire, salutare Grotto e lasciarsi tutta questa avventura spaventosissima alle spalle. E tutto si conclude scoprendo che era una premonizione di Chiara. I vestiti non sono né sporchi né rotti. Non è che hai avuto un altro dei tuoi sogni premonitori? Non solo non è successo niente di tutto quello che abbiamo visto per un'ora e mezza, ma nonostante lei l'abbia visto e abbia capito quanto pericoloso sia andarci, decide di andarci comunque. È uno spin-off Peggy 6 di Final Destination, vincitore come miglior film nella sua categoria. E questo è Grotto. Ed io ho lasciato fuori un piccolissimo particolare: il modo in cui Grotto comunica con gli altri. No,